Non posso davvero nascondere un po' un filo di emozione nel portare i saluti del Dipartimento qui oggi, per oggi, perché si combinano una serie di elementi che sono rari, una qualità scientifica molto alta, il fatto di avere con noi un collega che per me è anche, oltre secondo me, un collega, un carissimo amico. Quindi il lavoro che Francesco ha fatto è proprio quanto di meglio un docente universitario dovrebbe fare. E mi piace sottolineare soprattutto due aspetti, cioè l'aspetto della passione e l'aspetto del rigore. Sono stati ricordati qui alcuni tratti sia del lavoro che ho fatto che del mio carattere. Devo dire, mi sembravano tutti abbastanza azzeccati, nel senso che hanno colto questo desiderio di studiare, di cercare senza mai fermarsi di fronte a una prima verità. La verità va sempre ricercata. E quindi un atteggiamento di ricerca continua che non sempre nell'università si pratica, molto spesso ci si accontenta di modeste acquisizioni per poi insegnare e basta. E poi quest'altro elemento della passione, una passione di vita ma anche civile, nel senso che continuo a pensare che il nostro compito sia quello di spiegare come vanno le cose e aiutare i processi di riforma. Abbiamo prima di tutto nel board dell'università 3 professori su 5, quindi l'università svolge un ruolo fondamentale. Il professor Merloni è stato di fatto uno dei coautori della legge Severino, della scrittura della legge Severino, e quindi era la persona ideale per poter testarne l'applicazione. L'apporto è assolutamente fondamentale.